Si conclude con un gol per parte la sfida di Villa San Filippo tra San Giustese e Forlì. Prestazione opaca dei padroni di casa, i quali, dopo essere passati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Camillucci, nella ripresa si lasciano travolgere dalla manovra dei romagnoli, i quali si rendono pericolosi a più riprese, fino a trovare il gol del pari a 10 minuti dal triplice fischio con Del Sante. La San Giustese, seppur timidamente, muove la classifica, confermandosi al terzo posto davanti al Notaresco. Prima del fischio d'inizio, ricordo doveroso alle sei vittime che nella notte tra venerdì e sabato hanno perso la vita nella tragedia della discoteca di Corinaldo. Scroscio d'applausi ed è tempo di calcio giocato. Primo tempo dai ritmi blandi e avaro d'emozioni. Il primo squillo arriva dal Forlì al quarto d'ora, con Ambrosini che dal limite dell'area calcia debolmente per la presa di Chiodini. La San Giustese costruisce e al 24esimo clamoroso palo colpito da Chedira su spunta di Pluchino. Al 33esimo sono i romagnoli a divorarsi a porta spalancata un gol già fatto. Cortesi cross e mezzo, Moracci perde la marcatura di Ambrosini, il quale manca incredibilmente l'appuntamento col gol a porta sguarnita. I ritmi calano drasticamente, ma al primo minuto di recupero Camillucci trova il vantaggio per la San Giustese. Fatale l'errore dell'estremo difensore biancorosso. Il numero 8 locale lascia partire un tiro potente ma centrale. Mordenti prova a bloccarla, ma gli sfugge e si insacca. Si va dunque negli spogliatoi con la San Giustese avanti 1-0. Nella ripresa, decisamente più pimpante la manovra del Forlì, che schiaccia nella propria metà campo i ragazzi di Senigallesi a caccia del pari. I romagnoli si rendono pericolosi di testa, prima con Cortesi, poi con Nigretti, ma senza centrare la porta. Reazioni dei padroni di casa alla mezz'ora con Pezzotti, che da fuori area impegna Mordenti, bravo a respingere in tuffo. Il forcing del Forlì trova i suoi frutti all'81esimo con il neo entrato Del Sante. Cross basso tagliato sul secondo palo di Baldinini, all'appuntamento arriva puntuale il numero 24 biancorosso che in solitaria buca Chiodini. Il pari sembrerebbe accontentare entrambe le formazioni, intenzionate a risparmiare preziose energie in vista dell'imminente turno infrasettimanale. Quindi al triplice fischio è 1-1.